allora oggi è arrivato il momento di filmare un nuovo video esperimento pazzo. Come sapete io faccio tipo da cavia e quando trovo qualche cosa assurda online, tipo esperimenti su maschere strane, insomma qualsiasi cosa in realtà io trovi bizzarra ed interessante, mi viene in mente di riproporla perché evidentemente sono tipo masochista. Quindi oggi proveremo a fare la maschera peel off arcobaleno. L'ho vista fare da diverse youtuber americane, ho pensato che fosse fighissima, sembra che funzioni ed è tipo un miracolo, quindi mi sono detta perché non provare e rovidiamoci la pelle. Non sto scherzando, in realtà vi spiego un attimo gli ingredienti che userò io per questo pazzo esperimento. Allora, primo ingrediente che andremo ad utilizzare e la colla vinilica, io sto usando la Vinavil, l'importante è che sia una colla non tossica. E poi che cosa ci serve? Allora ci servirà o del colorante per alimenti o dei colori tipo quelli tipo i tempere acrilici, boh, oppure ombretti colorati molto pigmentati opachi, questi sono quelli che andrò ad utilizzare io, ovviamente in diverse colorazioni perché andremo a creare una maschera rainbow, quindi una maschera arcobaleno. Queste sono le cose che utilizzerò, ci sono tipo 6 piccoli contenitori, potete usare qualsiasi contenitore, solo che poi probabilmente si rovinerà, quindi vi consiglio di usare qualcosa che poi magari potete buttare e qualcosa per mescolare il composto. Io sto usando le bacchette, quelle che vi portano praticamente quando ordinate il sushi, e ovviamente io ne ho un sacco perché sono una patita di sushi. Andiamo prima a prendere un po' della colla e andiamo a creare il nostro primo colore. Ok. Vediamo la pigmentazione com'è, al massimo aggiungeremo ancora un po' di ombretto. Ovviamente sto facendo, mi sono detto ok, starò attento, ovviamente sto facendo un casino mostruoso. Ok, i nostri colori sono pronti. Questo video potrebbe chiamarsi "avrò ancora una faccia dopo questo video". Ok, comunque la cosa indispensabile da fare, devo assolutamente legarmi i capelli perché l'ultima cosa che voglio è avere la colla nei capelli. Applicheremo i nostri colori, la nostra maschera arcobaleno, con questo pennello che è un pennello da fondotinta. Con molta paura ed esitazione vado a prelevare il primo, appunto, colore, che sarà il viola. Oh my god! Questo è il classico momento che quando stai facendo le maschere sul viso più assurde del mondo ti suonano alla porta. Tipo il corriere ormai è abituato a vedermi in tutti i modi più strani possibili, sa cosa pensano. Procediamo, abbiamo quasi finito comunque con questa mostruosità che però è bellissima da vedersi, cioè è veramente strafiga, io la adoro, non so se la mia dermatologa mi rivolgerà più la parola dopo questo video, però a vedersi è bellissima. È
ragazzi e ragazze, io riesco malapena a parlare perché si sta già asciugando, quindi ho tutta la faccia paralizzata. Devo dire che da un lato sono estremamente preoccupata per la salute della mia pelle e dall'altro lato però mi guardo allo specchio e dico: che bella, è bellissima. Ok, quindi speriamo che vada tutto bene. Noi ci rivediamo tra 20 minuti per il peel off, per togliere tutto. Ok, sono passati 20 minuti, non riesco più a parlare, quindi la maschera è decisamente asciutta. Proviamo a togliere, sto ridendo internamente, non ce la faccio con il viso, ma sto ridendo dentro di me. E un po' per il nervoso, perché ovviamente farò male cane togliere questa maschera. Io direi di cominciare dalla parte sopra, cosa dite voi? Così almeno non mi scartavetro tutti i peli, cioè non mi faccio la ceretta, credo che la farò comunque. In realtà fa malissimo. Però almeno viene via. Le ultime parole famose. Ovviamente. Se, meglio iniziare da questa parte che è stata la prima. Vediamo di avvicinarmi un po'. Forse è meglio iniziare da questa parte. L'ho messa un po' troppo vicino ai capelli, direi, quindi mi sto facendo la ceretta anche ai capelli. E fa un male terribile. Non so nemmeno se vi ho spiegato che cosa serve, ma teoricamente dovrebbe togliere tutti i punti neri questa maschera. Quindi spero che almeno tolga i punti neri, che valgono almeno per quello. Proviamo dal basso, perché credo sia meglio. Fa veramente un male cane. Mi sto facendo la ceretta a tutti i peli del viso, io vi dico solo questo. Oh, è terribile, spero che almeno vengano via anche i punti neri e non solo i peli. Oddio. Sto soffrendo tanto, sto soffrendo veramente tanto, fa malissimo. Ecco qui in questa zona no, però la zona delle guance qua mi sto... facendo la ceretta, fa tanto tanto male. Oh mio Dio, ho tipo la faccia colorata. L'ombretto mi ha colorato la faccia, sperando che se ne vada. Mio Dio. Ok, almeno metà viso ci siamo riusciti, è davvero bella da vedere, però, cioè, notate il rossore. Una buona notizia c'è però, perché oltre a togliermi i peli, mi ha tolto anche i punti neri. Non so se riuscite a vederli, ma ci sono dei piccoli piccoli punti neri che sono venuti via. Assurdo il fatto che io sia colore, mi auguro che venga via questo colore. Sulla fronte per fortuna fa un po' meno male, perché veramente, no, in realtà fa male uguale. Fa male uguale. Voglio vedere se anche sulla fronte mi ha tolto i punti neri. Sì, effettivamente mi ha tolto i punti neri anche dalla fronte, anche tipo un capello, però ci sono, non si vedrà probabilmente in videocamera, i miei punti neri sono piccolissimi, anche se sono tanti sono super super piccoli, non so se riuscite a vederli. Per i punti neri devo dire che funziona, perché i miei sono bastardi, non vengono mai via, invece con questa maschera vengono via, solo che ti viene via anche uno strato di pelle e tutti i peletti che hai, quindi insomma poi sono scelte. Io adesso con dello struccante, questo è bifasico, waterproof di Deborah Milano, vado a togliere il colore degli ombretti che ho in faccia sperando che funzioni. Ok, ho tolto tutti gli ombretti del viso, sono venuti via subito, evidentemente lasciavano appunto un po' di colore sul viso. Ho il viso ancora rossato, devo dire, però molto del rossore che c'era prima era effettivamente invece colore degli ombretti, però ho comunque il viso piuttosto arrossato. Io ho la pelle molto molto delicata, quindi probabilmente fare questa maschera non è stata una buona idea, però quello che vi devo dire è che effettivamente mi ha tolto i punti neri, che questo, cioè, è già un miracolo di per sé, però appunto sono tipo un'aragosta. Quindi questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto questo mio esperimento, questo mio fare da cavia per voi. Provateci, non provateci, non mi assumo responsabilità se rifate questa maschera, bella è bella però, e per togliere i punti neri toglie però appunto. Quindi bacio, grazie.
grandissimo voi, che mi volete tanto bene, io ne voglio un sacco a voi e sono super super orgogliosa del nostro rapporto, quindi bacio, vi abbraccio forte forte e alla prossima, ciao!